Allora, quando ti sposi e qualche figlio, non avrai mica intenzione di farne solo uno? Beh, chi non vorrebbe metter su famiglia? In questo video voglio parlarti del motivo di famiglia e ti invito per i prossimi 3 minuti a lasciare da parte eventuali giudizi o stereotipi sociali e culturali che potrebbero essere legati a questa parola. Perché la famiglia è prima di tutto un bisogno intrinseco dell'essere umano. Rappresenta il nucleo intimo di persone che vivono in stretta relazione tra loro. Quindi il partner e i figli in primis, per includere poi tutte quelle figure con cui c'è un forte legame affettivo. In termini più generali, la famiglia è composta da quelle persone che amiamo e dalle quali ci sentiamo amati. Questo bisogno è universale e riguarda tanto le donne quanto gli uomini. E come per tutti i bisogni, ciò che cambia è la motivazione a soddisfarlo. Questo a prescindere dal genere. Quindi ci sono uomini per i quali la famiglia è la cosa più importante della loro vita e donne che di famiglia non ne vogliono proprio sapere. Proprio qui spesso ci scontriamo con le aspettative e gli stereotipi sul ruolo dell'uomo e della donna in famiglia. Ma se consideriamo i due estremi del bisogno, da una parte ci sono quelle persone per le quali il bisogno di famiglia è molto forte. Per loro l'amore che danno e ricevono in famiglia è l'energia per affrontare la vita. Sentono la necessità di dedicare tempo e attenzione ai membri della famiglia e prendersi cura di loro è una priorità. Hanno quel che si dice istinto materno o paterno e probabilmente hanno o desiderano più di un figlio. Per queste persone l'equilibrio lavoro-famiglia potrebbe essere un aspetto critico e delicato. Infatti un lavoro che impedisce di soddisfare pienamente questo bisogno può creare frustrazione e infelicità. Dall'altra parte invece ci sono persone fortemente motivate a essere libere dall'impegno familiare. Non trovano così allettante l'idea di avere una propria famiglia. Tutti gli obblighi che ne derivano potrebbero essere vissuti come una seccatura. Vogliono tempo per loro stesse e doverne passare troppo in famiglia potrebbe prosciugare la loro energia fisica e mentale. Preferiscono non avere figli, ma se dovesse capitare, uno è più che sufficiente. Attenzione, questo non significa che non amino la loro famiglia o i figli. Significa semplicemente che non hanno bisogno di passare ogni istante con loro per essere felici. Nel Lux Profile, la scala della famiglia descrive le differenze individuali nell'assistenza nei confronti delle persone che riteniamo parte del nostro nucleo familiare. E queste differenze, quando sono molto forti, possono generare discussioni e litigi. Ad esempio nella coppia su questioni riguardanti il tempo passato assieme o l'accudimento dei figli. O potrebbero invece portare a un calo di motivazione e produttività nel lavoro, se l'impegno richiesto toglie troppo spazio alla famiglia. Con il Lux Profile puoi conoscere in modo molto preciso l'intensità del tuo bisogno di famiglia e quello del tuo partner, così come quello dei tuoi soci o dei tuoi collaboratori. E una volta che da entrambe le parti ci sarà maggior consapevolezza delle eventuali differenze, potresti sorprenderti nel notare come questo promuova un cambio di comunicazione tra di voi e quanto più facile sarà trovare un'intesa che possa rispettare i bisogni di entrambi, lasciando a ciascuno il giusto spazio per soddisfarli. Perché quando un motivo trova piena soddisfazione, ne beneficiano tutte le aree della nostra vita. Ma ricorda che i motivi sono 16 e la famiglia è solo uno di questi. Siamo tutti diversi e ciò che ci rende unici è la configurazione dei nostri 16 motivi. Io sono Luca Sartori, ti aspetto in un altro video con un altro motivo.